eruzione mega pubblicitaria magica. Ciao. Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Stiamo registrando il video del workout della settimana. Oggi con Andrea ci occuperemo di potenziamento. In effetti il potenziamento è un'attività che nessuno di noi svolge. Andrea spiega come mai non succede, soprattutto per coloro i quali si allenano intensamente. È difficile aggiungere una sessione di forza all'interno del programma settimanale. Ad ogni modo, visto che siamo in un periodo di lockdown, probabilmente è il momento migliore per farlo. Purtroppo nei giorni scorsi non sono riuscito a pubblicare la recensione delle scarpe, lo faremo nei prossimi giorni. Ho avuto qualche problema personale legato al fatto che i vicini non amavano che corressi in prossimità. Ad ogni modo l'ho risolto comprando un tapis roulant, così finalmente potrò allenarmi e vi darò qualche consiglio su come farlo. Ma prima di lasciare la parola ad Andrea vi vorrei dire che in collaborazione con Polar, oggi pomeriggio farò una piccola recensione di un prodotto che ho avuto modo di analizzare nei giorni scorsi. Quindi se vi siamo mancati per qualche giorno, oggi doppia recensione, lascio però la parola ad Andrea e poi torno qui per un commento finale. Ciao Max, ciao a tutti. Oggi direte che ho registrato la puntata praticamente al 15 di dicembre, invece no. Siamo praticamente ad aprile, ma è giornataccia, gioiosa, molto fredda, infatti mi tengo sul giubbotto anche in casa. Sono qua pronto per darvi un nuovo allenamento, quello del mercoledì solito, registrato un po' in ritardo, Max dovrà fare un po' una corsa per montarlo. L'allenamento di oggi è solo potenziamento, allenamento che potete fare tranquillamente a casa, è un allenamento a circuito Tabata, quindi saranno 20 secondi di lavoro e 10 secondi di recupero. L'allenamento è solo gambe, solo potenziamento. Io la prima volta che l'ho fatto per 5 giri, se riuscite fatelo anche per 6 giri, per la prima volta non esagerate perché le gambe ve le riempio abbastanza, poi le avrete belle stanche i giorni successivi. Sto facendo potenziamento gambe che praticamente non riesco mai a fare durante la stagione agonistica perché oltre che gareggio troppo, il mio allenatore non è molto contento di questa cosa. Ma ho dolori alle gambe, anche fare gli squat per dire col carico mi arrivano i crampi alla prima ripetizione, davvero, davvero difficoltoso per me, quindi non riesco mai a trovare il momento buono per fare potenziamento. Ho pensato di farli il lunedì, ma poi il mercoledì dovevo fare sempre i lavori in soglia e avevo le gambe pesanti e non mi veniva un buon lavoro. Il venerdì avevo sempre il medio e ho a farli il giovedì con le gambe stanche del lavoro prima e premedio era sempre un casino, il sabato non avevo mai tempo e quindi ho sempre tralasciato i lavori di forza. Ora sto cercando di farli il più spesso possibile, circa una volta ogni 2 giorni, se riesco anche una volta al giorno, per carità è un periodo che ahimè gare non ce ne sono. Lavori forti non li facciamo, se facciamo dei lavori li facciamo a sensazione, quindi direi che lavorate sulla forza delle gambe che vi porterà a frutti poi quando questo lockdown finirà. Allora, dicevo, l'allenamento è un circuito Tabata, 20 secondi di lavoro, 10 secondi di riposo e lo facciamo in questa maniera. Tabata, 20 secondi di lavoro, 10 secondi di riposo. Il primo esercizio che facciamo per 20 secondi è un affondo scivolato in avanti, quindi usiamo uno straccio, lo mettiamo sotto il piede, scivoliamo verso l'avanti, stando attenti che il ginocchio non superi la punta del piede più o meno. Tenete bene l'equilibrio, non andate in giro. 10 secondi di riposo, dopodiché facciamo il wall squat, che è la sedia elettrica, noi la chiamiamo così nel basket, praticamente appoggiati al muro, gambe 90 gradi, ginocchia parallele e se volete aumentare la difficoltà alzate le braccia. 20 secondi quindi di tenuta, 10 secondi di riposo, dopodiché facciamo 20 secondi di hip thrust, praticamente appoggiamo la schiena sul divano, va benissimo, e poi cerchiamo di tirare su strizzando le chiappe verso l'alto. Ricordatevi, dovete avere l'idea che ci sia un filo che vi porta verso l'alto. Strizzate le chiappe, non andate avanti troppo con i piedi, sennò vuol dire che state usando i quadricipiti. 10 secondi di riposo,
20 secondi di affondo scivolato indietro, quindi stessa cosa, prendete uno straccio, lo mettete sul piede, vi buttate indietro, fate scivolare la gamba e poi risalite. Quindi un movimento continuo e controllato per 20 secondi. 10 secondi di riposo, dopodiché 20 secondi di squat, esercizio classicissimo, se volete proprio esagerare fate un sumo squat per cambiare, 10 secondi di riposo, 20 secondi di step up, quindi prendete una sedia bella fissa al suolo, mettete su un piede e ci salite, scendete, cambiate gamba, risalite, scendete, cambiate gamba, risalite, 20 secondi, 10 secondi di riposo e poi si rinizia il giro. Mi raccomando, non esagerate, ma cercate almeno di farne 4-5 serie la prima volta. Ciao a tutti e buoni allenamenti in casa. Ciao ciao! Prima di concludere il video, soltanto un commento finale. Ovviamente l'allenamento di potenziamento è quello che noi podisti e amatori cerchiamo di evitare a tutti i costi. Penso che in questo periodo di lockdown ne valga la pena. Non vi suggerisco di esagerare come invece ha indicato Andrea. Non fatelo tutti i giorni, anche perché vi potrebbe creare dei problemi a qualche muscolo che non conoscevate sicuramente di avere. Ad ogni modo, almeno una volta a settimana, probabilmente nel futuro, vi consiglio di svolgere un allenamento di questo tipo. Per ora è tutto, se avete delle domande chiedetemele sempre qua sotto, like se vi è piaciuto il video e mi raccomando iscrivetevi al canale, anche perché oggi pomeriggio troverete un secondo video sul canale che questa volta sarà dedicato alla tecnologia che ovviamente sapete è il mio amore, ritorno alle origini per parlare di un dispositivo GPS che è sicuramente molto promettente. Per ora è tutto, stay strong, continuate ad allenarvi e spero nei prossimi giorni di non dover fare un video dedicato a quale mascherina utilizzare per correre. Ciao, alla prossima! Yeah.